siamo completamente all'interno dell'Emilia Romagna, quindi per qualsiasi cosa, per andare in Toscana, noi dobbiamo, anche se uno attraversa dei boschi, dobbiamo passare per l'Emilia Romagna. Chiaraffello resta ancora completamente isolata. La piccola frazione del comune di Badia Tedalda è infatti di fatto un'isola amministrativa della Toscana completamente circondata dall'Emilia Romagna. È un isolotto. Qui siamo circondati. Prima c'era Pesaro, adesso è Emilia, no? Di sopra abbiamo Arezzo, ma per arrivare a Arezzo abbiamo ancora l'Emilia. Siamo dentro. Il piccolo paese era salito alla ribalta delle cronache per il caso di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparsa ormai 6 anni fa e per il cui omicidio è stato condannato a 25 anni di reclusione il parroco Padre Graziano. Chiaraffello fa dunque parte della provincia di Arezzo, si trova sull'Appennino tosco-emiliano, ma la piccola frazione è interamente circondata dalla provincia di Rimini. San Sepolcro sono 40 km, Nova Feltria sono 15 km, non dobbiamo fare il valico. Ovviamente le vostre vite erano spostate verso l'Emilia Romagna. Noi sia per il lavoro che per quant'altro sono tutti direzionati verso l'Emilia Romagna. Così i residenti, per poter raggiungere il comune di Badia Tedalda, dovrebbero attraversare un'altra regione, uno spostamento non consentito nemmeno dopo il parziale allentamento del lockdown. Questo è il mio fratello, sarebbe il ricovero al centro anziani di Badia e non si può andare lì, sono 2 mesi che non lo vediamo più. Io ho fatto una certificazione perché il mio figliolo ha la videochiamata e sono andata, adesso ho fatto un rischio, però se mi prendeva potesse che mi facevano dico la verità, mi facevano contravenzione. Però dico, è 2 mesi, porino, lui cerca i suoi, solo per questo. Sono andata lì, ho fatto la videochiamata e sono venuta lì. A Chiaraffello, inoltre, al momento non c'è più una farmacia, nemmeno un alimentare o un bar. Appunto, ormai da anni. Non c'è niente. E come fate? Ce la facciamo portare. Per i residenti, circa un centinaio, il punto di riferimento sono sempre state così le frazioni confinanti, come ad esempio la vicina Nova Feltria, ma qui siamo già in un'altra regione. Noi siamo più comodi andare verso Nova Feltria che San Sepolcro, eh? Evitiamo il passo via Maggio, più vicino, con 20 km, qua sono 49. In una situazione come questa andrà così inevitabilmente tenuto conto del buonsenso. Ah, lì speriamo che cambi. Che ci sia un po' di libertà.